Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono tornato per parlare di nuovo delle differenze tra l'Italia e l'America. Questa volta parlerò dell'università in America. Circa una settimana fa ho parlato delle differenze al liceo, quindi se vi interessa sapere del liceo andate a vedere quel video, ma in questo video parleremo delle differenze all'università e ce ne sono tante, quindi non sprechiamo tempo, andiamo avanti con la prima differenza. Allora ragazzi, la prima differenza, e vi giuro quando c'è penso mi viene da piangere, è la differenza nel costo delle scuole in Italia e in America. E vi giuro ragazzi, questa cosa è difficilissima per me, perché ad esempio questa università, e sì, ho scelto questa maglietta apposta, Kansas, la mia, sono stato uno studente fuori stato perché sono del Colorado, costa di più se vai fuori stato. La mia università mi costava 20.000 dollari al anno, quindi ovviamente non potevo permettermi di pagarlo tutto, quindi avevo bisogno di prestiti. Ragazzi, questi prestiti che sto ripagando adesso, devo pagare 800 dollari al mese per tipo 8 anni della mia vita, e ho già iniziato tipo 2 anni fa. Tra l'altro anche mio papà mi sta aiutando, tipo stiamo facendo tipo metà. Ragazzi, sì, ho preso una laurea, però la mia vita per i 20 anni è distrutta, è rovinata, perché non posso permettermi molto, perché devo pagare 800 dollari al mese ai prestiti. Quindi è molto difficile, e so che in Italia tipo il prezzo dell'università è basato su quanto guadagnano i genitori. Questa cosa è molto bella, e so che tipo in Finlandia ti pagano per andare all'università. Questa cosa mi rintristisce tantissimo, ragazzi. Quindi nonostante questa cosa bruttissima, ci sono dei belli dell'università in America. Cioè, ci devono essere se costa così tanto. Quindi andiamo alla seconda differenza. La seconda differenza è una cosa molto famosa in Italia di cui mi chiedete tanto, ovvero tipo le confraternite. Non sono stato io in una confraternita, però sono fondamentalmente gruppi di ragazzi o ragazze tipo sororities, e ci vai per provare ad essere nella casa, tipo il gruppo si chiamano tipo the house, la casa, tutti con nomi greci tipo Sigma Kappa Chi, qualcosa del genere, ce ne sono tantissimi. Ci vai, dimostri la tua personalità, ti valutano, decidono se sei abbastanza figo per esserci una parte, ti invitano alla casa e sei una parte del gruppo. Ogni weekend ci sono tipo festone grandissime con tipo tante ragazze e tipo tanto alcol, quindi è tipo proprio la scena tipico che vedete nei film dell'università. Devo ammettere che queste feste sono veramente una figata. Sono andato ad alcune feste così, però non sono una persona tipo molto conformista e non mi andava di essere una parte di una frat, come diciamo in inglese. Però comunque ragazzi, sì, queste cose sono vere e queste feste sono vere, e sono feste assurde, grandi, con tante ragazze, tanto alcol, sono tipo pazzesche. E sì, si vedono nei film, quindi ecco, in Italia penso che non avete questa cosa. Allora, la terza differenza è tipo il campus, ovvero tipo il posto della scuola. Sono molto fiero del mio campus perché penso sia molto bello. Infatti potete cercare tipo KU Campus, tipo Kansas Campus, e vedrete delle foto molto belle della mia scuola. Invece in Italia non ci sono campus, e tipo sono solo edifici come parte della città, e non è tipo una città in sé che è l'università. Ad esempio Lawrence, la città della mia università, è proprio una città universitaria, tipo tutta la città è l'università, e tipo 70% del popolo a quell'università è uno studente all'Università del Kansas. Allora, la quarta differenza sono i dormitori, perché tutti, non tutti, ma la maggior parte dei studenti vanno a vivere alla scuola. Per me ero 8 ore in macchina da casa mia, quindi ovviamente ero molto lontano da casa e dovevo dormire lì. Pochi studenti tornano, tipo nel primo anno dell'università sei un freshman e bisogna vivere in uno di questi dormitori, quindi sono tipo posti soltanto per dormire, condividi la stanza con un altro studente, avete una stanza piccola con 2 letti,
potete andare a mangiare sotto ed è una cosa non così bella, però tipo divertente perché ci sono anche feste dentro questi dormitori, tanti ragazzi a bere e tutto quanto, quindi sì, sono tipo, ecco, sono particolari per questi motivi. La quinta cosa sono le squadre. Siamo pazzeschi delle nostre squadre all'università. Questo uccello qui si chiama un Jayhawk, è tipo il mascot, diciamo, della mia scuola, quindi tutte le squadre hanno questo mascot, Jayhawks, sulla maglia. Ci sono sport, tutti gli sport, tipo tennis, kayaking, volleyball, basketball, baseball, football, soccer, golf, swimming. Ogni singolo sport che puoi immaginare c'è quello sport all'università. Alla mia università la squadra di basket è tipo molto famosa perché è una delle squadre migliori di tutti gli Stati Uniti. Quindi andate a cercare tipo Allen Fieldhouse, Kansas, e vedrete tipo un video di una partita tipica. Mi mancano tantissimo quelle partite. Tutti sabato andavo a vedere una partita di basket, tipo con uno stadio completamente affollato come una partita di calcio in Italia. Era proprio una figata, ragazzi. Sarei molto invidioso se non ci fossero squadre in Kansas e ci fossero solo tipo in Italia, perché era una grande parte di tipo il divertimento di quegli anni all'università. Allora, la sesta differenza è che ti incoraggiano di scegliere quello che vuoi studiare nei primi anni. Tipo scegli un indirizzo di studio e lo fai per tutti gli anni. Io ad esempio ho scelto giornalismo e quando ho fatto giornalismo c'era bisogno di studiare una lingua per 2 anni, quindi sono andato e ho scelto italiano. A questo punto iniziavo a fare italiano e poi mi sono reso conto che mi piacciono molto le lingue e tipo linguistica, quindi ho studiato appunto linguistica, ho smesso di fare giornalismo dopo il primo anno. E adesso sono laureato in sia linguistica e anche l'italiano. Tra l'altro, se non hai un grade point average, tipo un voto medio sopra una certa quantità, tipo C o migliore come media, ti bocciano della scuola, ti danno un semestre di tipo, come si dice, probation, tipo un avviso tipo se non migliori in questo semestre te ne devi andare. E poi se non migliori in quel semestre proprio sei bocciato dalla scuola e non puoi tornare. Io per fortuna quando studiavo l'italiano avevo tipo voti altissimi perché per me l'italiano era molto facile dopo essere stato in Italia. Quindi ho finito con tipo una media di tipo tra A e B, quindi tipo 3.5 in inglese. Non sono sicuro come funziona in Italia. Non so quanto è facile cambiare indirizzo in Italia, ma penso che perderete tipo tutto lo studio che avete fatto. Ma in America possiamo tipo trasferire i crediti che abbiamo fatto per poi continuare senza tipo perdere un anno. Allora, ragazzi, la sesta e ultima differenza è che in America facciamo 4 anni per prendere il bachelor's più 2 per fare tipo un master's, dipende ovviamente da quello che stai studiando e dipende anche da quanto ci metti. Tanti studenti ci mettono 5 anni per fare bachelor's soltanto perché fanno meno corsi. Penso in Italia è tipo 3 più 2, tantissimi ragazzi fanno il più 2, mentre in America molti ragazzi smettono a 4 anni come me, ho solo bachelor's e ho smesso di studiare a quel punto. Ma ragazzi, spero vi sia piaciuta questa lista. La mia università, University of Kansas, ecco, ho anche qua con me una coperta KU. Siamo molto forti, siamo molto costosi, quindi pagheremo tantissimo per il resto della nostra vita. Però ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video e questa lista. Ci vedremo alla prossima, è stato un piacere. Peace!